Beer Attraction 2018, siamo con Silvia Porreche e Luca Beretta, rispettivamente brand manager e responsabile di quella che è la business unit. Ci parla un po' del vostro portfolio prodotto? Allora sì, abbiamo avuto ormai una storia di successo negli ultimi 10 anni, è stata creata questa business unit all'interno di Birra Peroni e siamo come approccio dedicati fondamentalmente al canale on-premise, all'Horeca. Abbiamo un portafoglio completo in termini di stili e di prodotti con delle punte di diamante che sono chiaramente la Pilsen Urquell, la prima chiara al mondo, una grande serie di prodotti provenienti dal Belgio come le Saint Benoît, la Saint Stephanus, prodotti inglesi della gamma Fuller con le London Pride, la Golden Pride, le classiche e gli inglesi, e anche un'entrata nel portafoglio con la birra Meantime, quindi nel segmento delle craft internazionali. Siamo molto soddisfatti, il mercato ci sta dando delle risposte molto buone, molto interessanti, stiamo crescendo bene, ma soprattutto sono i clienti, sia i distributori che i punti vendita, che ci riconoscono effettivamente una marcia in più e una professionalità sul mercato non indifferente, e questo chiaramente ci fa molto piacere. Concentrandoci invece su questa edizione di Beer Attraction, qual è la novità che portate in campo? La novità è alle nostre spalle. Abbiamo qui la Pilsner Urquell, che è la nostra punta di diamante, la prima Pilsner del mondo che ha dato il nome a tutta la categoria. Qui a Beer Attraction la potremo assaggiare in una versione inedita o comunque una versione veramente unica, cioè non filtrata e non pastorizzata. Viene direttamente dalla Repubblica Ceca in camion refrigerati che la portano in una maniera più veloce possibile, ha di fatto 20 giorni di vita e quindi è freschissima, la chiamano proprio come quella che viene servita nel birrificio, come quella che beve il maestro birraio Pilsen. Quali sono le caratteristiche tipiche di questa birra? Questa non pastorizzata è particolarmente beverina, è particolarmente fresca. Pilsner Urquell già di per sé ha una gradazione alcolica non alta, 4,4 gradi, ma la non pastorizzata è assolutamente bevibile, è assolutamente appunto fresca ed è veramente un'esperienza particolare.